metti qua il professor Fabio Curcio e Paolo Silvestri. Molto bene. Bene, vedo che c'è un folto pubblico come l'altra volta, quindi Einaudi economista interessa quanto Einaudi politico. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Dopo la puntata di martedì scorso su Einaudi politico, questa sera parliamo di Einaudi economico. Non so se funziona, funziona? Sì, mi avvicino, va bene. Qui la cosa diventa un pochino più complicata, almeno per uno come me. Cioè, innanzitutto perché la disputa tra Einaudi e Croce sul liberismo e liberalismo ha fatto sì che Einaudi passasse nell'immaginario collettivo come un feroce liberista, mentre in realtà Einaudi non era un feroce liberista. Einaudi ha scritto molti saggi, a cominciare dalle lezioni di politica sociale, in cui emerge forte la sua preoccupazione anche per gli aspetti sociali del mercato, le conseguenze sociali del mercato. E poi in secondo luogo per l'equivoco che permane anche nella cultura del nostro paese, in base al quale il liberalismo politico, grazie purtroppo alla lezione di Benedetto Croce, è nobile in quanto attiene alla categoria dello spirito, sta nel cielo dello spirito, mentre il liberismo economico sarebbe la prassi, quindi assai meno nobile. Mentre in realtà i grandi padri del liberalismo, da Locke a Montesquieu, a Benjamin Constant, Tocqueville, eccetera, non hanno mai parlato di laissez-faire. Hanno individuato una cornice istituzionale che si chiama costituzionalismo, e dentro a questa la libertà economica è esattamente come la libertà di coscienza, di pensiero, di manifestazione, eccetera. Quindi non c'è questa discrasia tra liberalismo economico, detto impropriamente liberismo, e questa parola è usata soltanto in italiano, nelle altre lingue non c'è, e liberalismo politico. E quindi di questo parleremo questa sera, cioè nel senso che spero che emerga dal corso della discussione proprio questa aspetto del liberalismo, che è appunto liberalismo a pieno titolo, cioè non ha bisogno di essere distinto dal liberalismo economico, o meglio ancora, o peggio ancora, dal liberismo. Il liberalismo è quello che è, cioè una cornice istituzionale, una dottrina dei limiti del potere, una visione del mondo, almeno in Einaudi, una concezione anche morale, cioè il mercato per Einaudi era una tesi morale, e quindi qualche cosa di diverso da quello che circola nella cultura, o perlomeno nel modo di pensare collettivo degli italiani. Queste due conversazioni, quella di martedì e quella di questa sera, avevano proprio anche questa funzione, insomma, cioè quella di spiegare un Einaudi più comprensibile e meno convenzionale. Ecco. Io spero che nella prima, e adesso speriamo anche nella seconda, ci siamo riusciti. Io sono un vecchio liberale e ho persino conosciuto e frequentato Luigi Einaudi, quindi insomma, e quindi ero maggiormente interessato a questa cosa. Questa sera abbiamo tre illustri oratori. Il primo a parlare sarà il mio amico Forte, Francesco Forte, che per vedere quanto sia tecnologicamente avanzato leggerà addirittura in un computer, cosa che io non riuscirei a fare, o farei una tremenda confusione. E Forte parla appunto di questo, cioè di questo aspetto di cui si parla oggi sui giornali. Luigi Einaudi, Stato, mercato, le ottimalità, lui le chiama, di Luigi Einaudi. Cioè vediamo qual era questo rapporto e quali erano queste ottimalità. Francesco, tocca a te. Ringrazio di questa occasione che per noi è molto bella. Io ho scritto un libro che molti anni fa sull'Einaudi, il mercato e il buon governo, ma adesso sta uscendo un altro mio libro appunto sul pensiero economico liberale di Einaudi, che in realtà è una raccolta di saggi. Io qui cercherò, in sintesi, come dice l'amico Stellino, di cercare di lumeggiare, in pillole se riesco,
il pensiero di Einaudi in cinque ottimalità economiche, ciascuna delle quali, come si vedrà, è ispirata dal principio di libertà come nozione, potrei dire, filosofica, etica e non solo economica, nel senso stretto di un mercato libero di concorrenza. Ecco, la prima ottimalità è appunto quello dell'ottimo mercato, che non è quello liberista, Einaudi dice, ma quello liberale che ha come principio base, non solo economico, ma anche etico, la libertà di scelta delle persone e delle loro famiglie. Per Einaudi il concetto di persona integrata in una famiglia è fondamentale. Il principio che ne consegue è la concorrenza col diritto di proprietà, di contratto, fatti rispettare mediante regole conformi al mercato. Cioè il principio che il mercato senza regole non può funzionare, ma che le regole debbono essere conformi al mercato. Il principio degli interventi conformi è un po' più ampio di quello delle regole, nel senso che gli interventi conformi, quando le regole potrebbero essere troppo burocratiche e non efficienti, si ammettono anche imprese pubbliche, in certi settori delle pubbliche utilità, purché conformi al mercato, quindi con prezzi economici e non politici e in concorrenza con le altre imprese. Quindi questa è la prima nozione di ottimalità con la teoria degli interventi conformi, molto importante in relazione al dibattito attuale su che cosa si dovrebbe o non si dovrebbe fare in relazione alla crisi finanziaria e agli interventi che ne conseguono. Seconda ottimalità è quella che proprio Einaudi chiama ottimalità, è l'imposta ottima. Una delle attività di studio e di battaglia di Einaudi più importanti. Ecco, l'imposta ottima è innanzitutto l'imposta economica, cioè quella che serve per i servizi pubblici e non ha finalità diverse da queste e deve essere possibilmente votata insieme alle spese, c'è un articolo della Costituzione che dovrebbe stabilirlo, allo scopo di capire che appunto la contropartita delle spese sono le singole imposte con cui esse si pagano. Nel concetto di imposta economica ottima c'è una tesi di Einaudi che sembrava controcorrente, quella secondo cui c'è un doppio di imposta se si tassa anche il risparmio e quindi l'esonero del risparmio, che è uno dei punti fondamentali del pensiero di Einaudi, cioè che il risparmio è importantissimo nello sviluppo economico e per la libertà delle persone, cosa che è stata dimenticata in quest'epoca e se ne vedono i deplorevoli risultati. C'è anche un'altra tesi, che a questa si connette, nell'imposta ottima, che non deve essere troppo interferente e deve lasciare che i guadagni in più non siano tassati. Quindi, per esempio, Einaudi sarebbe certamente favorevole alla non tassazione dei guadagni degli orari straordinari. Adesso non mi addentro nelle tecnicalità, perché ovviamente questo poi è la mia disciplina, la scienza delle finanze, che è una delle più noiose del mondo, e lo diceva anche Einaudi. Ciò comporta poi un ottimo sistema di politica sociale, perché tra le spese pubbliche non ci possono essere spese che non riguardino i compiti dello Stato. Quindi i compiti dello Stato si definiscono con l'analisi economica, adesso tralascio la nozione di bisogno pubblico analizzata finemente da Einaudi, ma in questa c'è anche, diciamo, l'aspetto della politica sociale, la quale però ha un principio base, che è quello della riduzione delle diseguaglianze dei punti di partenza, essendo strumentale alla nozione di libertà come sviluppo pieno della persona umana, delle sue capacità di scelta. Quindi la politica sociale serve soprattutto per consentire agli individui di scegliere il proprio futuro e
della propria famiglia e di costruirselo e di proteggerli, diciamo, in questa attività in un regime di concorrenza. Quindi c'è anche un principio di responsabilità, cioè che gli aiuti sociali vanno dati però tenendo conto della responsabilità. E poiché la base di questo è assicurare all'individuo il suo libero sviluppo con la sua responsabilità, ci sono due grossi principi che caratterizzano questa teoria. Il primo è la concorrenza tra i soggetti che offrono la protezione sociale, cioè a dire ci devono poter essere tanti medici tra cui io mi scelgo il medico, tanti ospedali tra cui io mi scelgo l'ospedale, tanti istituti previdenziali tra cui io mi scelgo l'istituto previdenziale. Il secondo è quello che lui chiama la teoria dei punti critici, il fatto che interventi troppo estesi a un certo punto si trasformano, per così dire, nel loro contrario, e quindi si passa dalla tutela dell'individuo alla distruzione della libertà dell'individuo, al livellamento. Il quarto punto di vista ottimale è quello dell'economia internazionale. Qui poi l'amico ultramico Quadrio si tratterà molto di più di me, ma è la teoria praticamente dei mercati globali come ottimo dal punto di vista dello sviluppo pieno della concorrenza e nello stesso tempo dello Stato federale come sistema ottimo per superare le piccolezze dello Stato-nazione, e non è solo un fatto economico ma anche un fatto politico, nel senso che spesso le guerre nascono da fattori che hanno pretesti o giustificazioni economiche dello Stato nazionale, e quindi c'è questo ampio respiro dello Stato federale, che potrebbe non essere limitato alla Federazione Europea, potrebbe avere un confine più ampio, però qui interviene ancora la teoria degli interventi conformi, cioè Einaudi è contrario, cioè è la teoria del punto critico, perché c'è il mito del colossale, il governo troppo grosso non funziona, quindi non possiamo immaginarci regolatori dei mercati globali che siano in grado di gestire tutta l'economia o la politica del mondo, stati federali con enormi poteri, eccetera. L'ultimo ottimalità di cui ampiamente Einaudi si è occupato e che è molto importante è quella della scuola. Per Einaudi il capitale umano è uno dei temi fondamentali dei bisogni pubblici e anche della politica sociale, e c'è quindi il problema della scuola, su cui Einaudi ha scritto moltissimo. Il principio fondamentale che regola la scuola è quello della libertà di scelta, ancora una volta, cioè l'uguaglianza dei punti di partenza, quindi il diritto all'accesso allo studio, ma la libertà di scelta, quindi la concorrenza tra scuole private e scuole pubbliche, l'abolizione del valore legale del titolo di studio per le scuole superiori quindi anche la responsabilità delle singole istituzioni. Ecco, un attimo ancora per spiegare cosa vuol dire l'abolizione legale del titolo di studio, di cui ho l'impressione che 9 decimi non abbiano capito di che si tratta. Non si tratta dell'abolizione dei titoli di studio, cioè di una teoria dei sommari, perché sarebbe proprio contraria alle idee di Einaudi. Si tratta del fatto che i titoli di studio vanno giudicati non perché hanno un valore legale, ma se sono buoni o no. Quindi, ad esempio, le varie istituzioni possono dichiarare nel concorso per questo ospedale questo titolo di studio di questa facoltà di medicina non è idoneo per noi. Oppure in questo concorso pubblico questo titolo di studio di economia piuttosto che di giurisprudenza o di lingue della tale università non è idoneo per noi. Cioè i titoli di studio valgono in relazione alla propria qualità. Ma chi decide quale è il titolo? Appunto, decide chi, appunto, chi?
decide l'istituzione in questione. Poniamo la regione se deve assumere persone, l'ordine professionale dei medici se deve introdurre qualcuno nell'ordine dei medici, l'ordine degli avvocati se deve introdurre qualcuno nell'ordine degli avvocati e diciamo lo Stato se deve fare dei concorsi. In questo modo naturalmente poi si immagina che ci sia una concorrenza, una conoscenza del fatto che ciascuno sa se il tale titolo di studio vale anche di più o di meno di un altro, perché non è solo una questione, diciamo, di sì o no, ma anche di apprezzamento maggiore o minore nella selezione. Naturalmente questo già accade nelle imprese, cioè non è che le imprese attualmente assumono le persone sulla base del valore legale del titolo, cercano di guardare dove si è laureata una persona, con quanti voti, magari addirittura in quale corso, curriculum, cioè valutano il titolo di studio. Ma il principio generale in questione comporta quindi una responsabilità di ciascuna istituzione, la quale offre un minimo, per così dire, garantito, perché è vietato fare, che ne so, un'istituzione finta. Però poi ogni istituzione può essere o meno accolta come dotata di validità ai fini di quella, di quel responsabile che deve garantire il funzionamento di quel dato servizio pubblico o privato di quella organizzazione. E naturalmente i corpi intermedi, la domanda era molto importante, per Einaudi sono estremamente importanti. Vorrei aggiungere, l'ho dimenticato, chiedo scusa, che nella teoria degli interventi conformi c'è un principio che lega molto Einaudi al pensiero cattolico e che deriva dal suo dibattito con Röpke, ed è il principio di sussidiarietà. Questo principio comporta che ci sia da un lato il governo federale, con il principio di sussidiarietà i governi minori, quando quello sono preferibili a quello maggiore nella misura in cui, diciamo, possono essere più vicini all'individuo, i corpi intermedi sono preferibili alle istituzioni pubbliche nella misura in cui sono più vicini all'individuo, a loro volta possono essere preferibili all'istituzione privata nella misura in cui raggiungono degli scopi pubblici. Io ho terminato. Naturalmente ho esposto il pensiero di dire, no, ho esposto il mio. Forse aveva la preoccupazione di stare entro i limiti e ha portato il computerino proprio per questo, e c'è stato ampiamente. Io mi ero dimenticato di dire che il mio amico Francesco Forte ha occupato la cattedra di Einaudi a Torino, dalla quale ha ereditato evidentemente anche la chiarezza del linguaggio. Però io volevo rilevare un fatto curioso che mi era saltato agli occhi già la prima volta, cioè martedì scorso, e cioè che l'uditorio non è propriamente fatto da giovanissimi, diciamo così, cioè ragazzi non ce ne sono tantissimi. E allora mi è venuto in mente che quando venne alcuni anni fa, evidentemente il nome di Luigi Einaudi ha già rappresentato un deterrente per i ragazzi, per i giovani. Luigi Einaudi, liberale, allora è inutile che andiamo. E mi viene in mente che quando venne in Italia Karl Popper, che era un grande filosofo liberale, però in realtà Popper era stato presentato in Italia dall'Unità e da Repubblica come il grande epistemologo, il grande filosofo della scienza. Non si parlava che fosse propriamente liberale, insomma lo si presentava per quello che erano i suoi studi. Poiché si parlava di Popper sull'Unità e su Repubblica, i ragazzi vennero tutti quanti. E ci fu una marea di gente, di ragazzi che ascoltavano Popper, il quale fece un discorso di filosofia della scienza in inglese che credo nessuno capì. Poi però cominciarono a fargli delle domande politiche, e questo rispose da liberale. Questi lo guardarono e disse: ma questo è liberale, anzi è di destra, e se ne andarono tutti. Cioè non volevano ascoltare uno solo perché avevano scoperto in quel momento che era liberale.
Ecco, io credo che i nostri giovani, se invece che essere così alle volte ottusi, mi si perdoni l'espressione, e credo che sia condivisa perché c'è molta gente, come dire, non della mia età, perché io sono troppo vecchio, ma insomma, che è vicino a me, non lo so se siano tanto ottusi, però resta il fatto che sono molto meno dogmatici, o perlomeno tendono ad essere meno dogmatici, diciamo quei quattro liberali che io conosco, poi non ce ne sono molti di più, ma comunque quei quattro liberali che io conosco sono molto meno dogmatici, sono disponibili a capire anche le ragioni degli altri. E invece abbiamo cresciuto una generazione di ragazzi che è chiusa dentro la propria sfera ideologica e da quella non esce. Cioè, si parla di Einaudi, beh, inutile che andiamo, è di destra, quindi non parliamone. Ecco, questo secondo me è un grave difetto della nostra cultura politica e avrà degli effetti disastrosi, come del resto l'ha già avuti, sul nostro paese. Volevo solo sottolineare questo aspetto. Adesso tocca al professor Guadrio Curzio. Bisognerebbe che passasse questo principio che per combattere un'idea bisogna conoscerla. Tant'è vero che quei quattro liberali che io conosco, compreso me stesso, non siamo tantissimi, siamo quattro, uno sono io, gli altri tre non sono nemmeno qua, forse qualcuno è qua. Va bene, abbiamo tutti delle letture precedenti marxiste, cioè abbiamo tutti studiato anche Marx, abbiamo studiato, diciamo così, le filosofie e le concezioni del mondo collettiviste, e poi siamo approdati all'individualismo metodologico di Hayek piuttosto che Einaudi e via di questo passo, oppure partendo da Montesquieu, partendo da Hobbes e salendo a Locke e compagnia bella. Insomma, i liberali, almeno i vecchi liberali della mia specie, sono partiti da questo, c'è cioè una infarinatura anche del prossimo, ce l'abbiamo, e quindi, come dire, abbiamo cercato di capire per poi, di conoscere per poi pensare a quello che abbiamo pensato. Bene, però Forte ha sollevato un problema che credo che il professor Quadrio Curzio affronterà, e cioè quello del governo troppo grosso, cioè del governo della globalizzazione o anche soltanto dell'Europa, che non è forse in grado di controllare tutto quello che dovrebbe controllare, ammesso che debba controllare. E quindi io credo che il tema che io chiedo di sviluppare al professor Quadrio Curzio sia proprio questo, cioè Einaudi e l'Europa, dal momento in cui l'ha pensata politicamente, prima che economicamente, avanti nel tempo. Prego, professore. Grazie, sono molto lieto per l'invito che mi è stato rivolto e per essere qui stasera, anche se parlare dopo Francesco Forte è sempre un po' imbarazzante, perché la sua chiarezza espositiva e la sostanza delle sue argomentazioni mette sempre in difficoltà chi viene dopo di lui. Tra l'altro, come è stato detto da Ostellino, Francesco Forte è stato successore di Einaudi sulla cattedra del medesimo, e ha avuto, come pochi altri, la possibilità di frequentare Einaudi, ma anche Ezio Vanoni, e cioè due grandissime personalità che hanno dato un contributo straordinario alla costruzione della Repubblica Italiana. Quando Vanoni scomparve, Einaudi ebbe ad esprimere nei confronti del medesimo degli apprezzamenti morali e per le competenze professionali straordinari, così rivelando che l'antagonismo individuato da taluni tra Einaudi e Vanoni in realtà era un antagonismo apparente, perché le due persone erano legate da profonde convinzioni etiche comuni, anche se forse uno era più liberal sociale e l'altro era più social liberale. Detto questo, tratterò dell'argomento Europa, sul quale Einaudi ha avuto un ruolo straordinario con delle capacità di ideazione e financo di previsione degli accadimenti successivi che, riletto oggi, sono davvero impressionanti. Einaudi scriveva nel 1944, e poi non sarò così preciso nei riferimenti di data perché intersecherò varie opere di Einaudi. Scriveva nel 1944: sarebbe augurabile, e il momento verrà, in cui l'intero globo terracqueo sarà economicamente unificato. Ma intanto un passo può e deve compiersi con l'unificazione economica dell'Europa o di una notevole parte di essa, 1944.
Nella ricostruzione che io ho fatto, che non è fedelissima dal punto di vista filologico, ma è una ricostruzione personale, Einaudi articola questa sua affermazione, proposizione, in un disegno su tre punti: l'aspetto monetario, l'aspetto del mercato unico, ma anche l'aspetto, sia pure con più cautela, di una fiscalità europea. Il tutto retto però da un'idea politica e non solamente economica. Innanzitutto Einaudi chiarisce che Federazione Europea, termine concetto che egli usa spessissimo e del quale Spinelli e Rossi gli danno largamente atto in uno scritto indirizzato all'Einaudi medesimo con la trasmissione del manifesto di Ventotene 1944, dice Einaudi, Federazione Europea dal punto di vista economico, badate bene, l'aspetto economico sarà poi immerso in un contesto ben più ampio, ideale e politico, ma io mi attengo per adesso a quello più strettamente economico, vuol dire attribuzione all'autorità federale di alcuni compiti economici definiti, come diceva bene Francesco Forte, la sussidiarietà, non tutti, alcuni compiti. Definiti tassativamente nel documento costitutivo della federazione, tassativamente. E tra questi compiti moneta unica, mercato unico e fiscalità limitata. Per quanto riguarda la moneta unica, ci sono dei passi di Einaudi assolutamente sorprendenti, quando egli persino configura la natura fisica dell'euro come entità monetaria che su un lato porta un'effigie di carattere europeo e sull'altra un'effigie di carattere nazionale, quindi addirittura, come dire, delle capacità di progettazione e previsione straordinarie. Per quanto riguarda dunque la moneta unica, egli afferma che non può costituirsi un sistema federale se la moneta non è sottratta a quella che è la sovranità dei singoli stati nazionali. Quindi il punto della moneta unica è un punto assolutamente chiarissimo e egli lo coniuga con riferimento a una specificità sui singoli stati nazionali. Dice Einaudi, con la sottrazione, qui non uso esattamente le sue parole anche per rendere un filo più scorrevole il discorso, dice: con la sottrazione del potere monetario, della sovranità monetaria ai singoli stati nazionali, si costringerà questi stati a non usare più a non far gemere il torchio dei biglietti per finanziare spesa pubblica, ma finanziare la spesa pubblica o attraverso la fiscalità o, laddove le finanze siano sane, attraverso il credito concesso dai cittadini con il risparmio impiegato in titoli di debito pubblico. Quindi la sottrazione della sovranità monetaria per impedire anche quella drammatica forma di imposta alla corrosione del risparmio attraverso l'inflazione generata dalla produzione, di moneta. Così come Einaudi dice molto chiaramente che sarebbe del tutto inutile proclamare la libertà dei commerci tra Stato e Stato se poi ai cittadini fosse impedito di fare liberamente pagamenti in una valuta unitaria. Quindi la libertà dei commerci senza l'unità valutaria sarebbe una forma limitata di libertà dei commerci, perché gli stati nazionali, attraverso meccanismi di svalutazione di varia natura, potrebbero in qualche modo preludere una vera libertà dei commerci e quindi un mercato unico tra i diversi stati. Sul mercato unico Einaudi è non meno chiaro. E qui vorrei leggere appunto una frase che riecheggia quanto diceva prima Francesco Forte. Due frasi, anzi, una dice: in un'Europa unificata, la capacità produttiva del lavoro e del capitale sarà grandemente accresciuta in confronto a quella che oggi è un'Europa spezzettata in più di 20 stati. Questa affermazione Einaudi l'articola su due punti. Uno, la divisione del lavoro all'interno della Federazione Europea. L'altra, la dimensione adeguata del mercato che singoli stati nazionali non possono avere per sviluppare talune industrie che necessariamente necessitano di economie di scala. Quindi stati troppo piccoli non possono avere delle dimensioni,
di impresa o di industria sufficientemente grandi per sviluppare le economie di scala. Allora dice Einaudi al proposito, la Federazione Europea è il solo mezzo per salvare, qui non bisogna intendere salvare in senso di salvataggio assistenzialista, ma salvare nel senso di promuovere le industrie sane, capaci di progresso ed oggi arrivate dinanzi al muro insormontabile di un mercato troppo piccolo. Già allora, badate, siamo nella prima parte degli anni 50, questo è uno scritto del 52, in cui Einaudi dice ci vuole il mercato europeo perché le economie di scala non sono tali da consentire dimensioni nazionali, richiedono spazi più grandi. Quindi anche qui, dunque, divisione del lavoro, necessità di spazi di mercato grandi per poter creare delle industrie di grande dimensione che il mercato europeo consente. Quindi tutto ciò si è sostanzialmente realizzato e uno degli caratteri fondamentali è la tutela della concorrenza, che tuttavia non vuol dire, come diceva prima Francesco Forte, escludere delle imprese a capitale pubblico purché queste imprese siano operative in un contesto concorrenziale, non abbiano ovviamente dei privilegi a monte che altererebbero la dinamica concorrenziale del mercato. Un ultimo aspetto che Einaudi in qualche modo delinea, sia pure con minor enfasi, è quello di una imposta europea. Questo è un punto che io credo fondamentale, su cui mi piacerà sentire cosa dice Forte, perché temo che una delle grandi debolezze dell'Europa è di non avere praticamente nessun potere impositivo, di fatto non ha nessun potere impositivo, talché il bilancio europeo, quello comunitario, è una minima parte del prodotto interno lordo europeo, circa un 1%, che non dà nessuna possibilità operativa di politica economica alla comunità in quanto soggetto unitario. Ebbene, Einaudi dice, la soluzione, intende dire per acquisire mezzi finanziari, che converrebbe accogliere sin dal principio nella Federazione Europea, sin dal principio, questo principio c'è già stato e questo principio non è stato accolto. Pare sia l'attribuzione a questa, cioè alla Federazione, del diritto di stabilire una propria imposta a base generalissima, che il consenso pressoché universale dovrebbe additare nell'imposta sul reddito netto complessivo dei cittadini. Io non so se questa oggi sia una soluzione o non sia una soluzione accettabile. Come? No, no, ma attenzione, Einaudi non voleva gravare Era un'imposta in sostitutiva. sovrappiù, era un'imposta sostitutiva, in sostitutiva. Comunque ne possiamo discutere. Sì, no, tenga presente però che diciamo il gravame fiscale non è uguale in tutti i paesi e potrebbe anche darsi che una fiscalità europea porti a diminuire il gravame fiscale nel nostro, quindi non è detto che vada sempre nella direzione peggiorativa. In ogni caso io rimango convinto che questo sia un punto molto importante, anche perché se l'Unione Europea dovesse un giorno finanziare delle proprie grandi infrastrutture con l'emissione di titoli di debito pubblico europeo, cosa che taluni stati nazionali non possono più fare, in qualche modo bisognerebbe pur pagare gli interessi di questo debito pubblico e sarebbe molto difficile farlo senza il ricorso a una qualche forma di fiscalità europea, almeno nel breve periodo, fin tanto che nel medio e lungo questi investimenti abbiano una redditualità adeguata per pagare i loro interessi. Dicevo prima che comunque tutto ciò non ci deve pensare, cioè ci deve portare a concludere che l'Einaudi, come è stato detto prima molto bene da Ostellino e da Forte, avesse una specie di deriva economicistica. Assolutamente no. Egli aveva chiaramente l'idea che la Federazione Europea dovesse essere costruita su un fondamento politico e su un fondamento ideale. Dice egli infatti, con una chiarezza assolutamente evidente, la Federazione Europea spiritualmente porta alla meta opposta, cioè nel senso che non è la meta di unificare il mercato
avere una moneta unica, avere una minima fiscalità europea solo per accrescere il benessere delle persone, cosa peraltro importantissima. Ebbene, la meta qual è? Quella di liberare l'uomo dalla necessità di difendere a mano armata il proprio piccolo territorio. E da lui, così liberato, cioè all'uomo, consente di aspirare a prendere parte utilizzando al massimo le risorse del proprio piccolo territorio alla vita universale. Ecco, qui secondo me cercare di commentare una proposizione del genere significa sciuparla, perché c'è una forza di idealità e una intuizione così grande che la pace in Europa si consegue attraverso strumenti economici, ma credendo in un ideale di pace anche attraverso strumenti economici, che fanno, a mio avviso, di Einaudi davvero uno dei grandi fondatori dell'Europa unita. È stato detto prima, da Francesco Forte, che Einaudi ha avuto dei contatti, una serie di scambi, di riflessioni con Röpke. E è ben vero, e c'è uno scritto di Röpke su Einaudi, poco dopo la scomparsa di Einaudi, che in qualche modo riconosce a Einaudi di essere stato uno dei grandi ideatori dell'Europa unita. Quindi anche in questo il riconoscimento della statura di questa personalità andava ben oltre l'Italia, e non solo perché scriveva sull'Economist, ma anche nel mondo di lingua tedesca era una personalità molto molto apprezzata. Ultima riflessione. Io mi sono fatto un'idea mia particolare, che può essere condivisibile o può non esserlo, che in qualche modo vede una consecuzione tra taluni grandi italiani, e certamente Carlo Cattaneo era un grande italiano molto stimato da Luigi Einaudi, che scrisse su di lui parole di grande apprezzamento, ma a sua volta Carlo Cattaneo in qualche modo risentiva anche dell'illuminismo lombardo, e cioè di Beccaria, di Verri. Quindi vedo una grande linea di continuità tra questi personaggi, che avevano nel concetto di libertà anche un altro scopo, quello dell'incivilimento, cioè del progresso, dell'incivilimento, non solo come fatto economico, ma anche e soprattutto come fatto politico e come fatto sociale. Quindi in quel bilanciamento di istituzioni, società e mercato, che sono tre componenti, ciascuna delle quali risulta essere irrinunciabile. Scopo, l'incivilimento, attraverso un percorso di libertà condivisa. Condivisa. La libertà condivisa non è la libertà assoluta, è una fattispecie di libertà, a mio avviso, migliore. Grazie. Grazie anche al professor Quadrio Curzio. Quando si è parlato di un'imposizione fiscale europea, c'è qualcuno che è scattato sulla sedia, ma in realtà il professor Quadrio No, Curzio non voleva. si riferiva a un'imposizione sostitutiva. In realtà però il signore che è scattato non ha tutti i torti, perché quando ha cominciato a circolare la formula dell'armonizzazione delle politiche fiscali, gli inglesi hanno capito che non sarebbero mai entrati in Europa perché pagano molte meno tasse dei tedeschi o degli italiani. Ha detto: ma chi ce lo fa fare entrare per armonizzare il nostro sistema fiscale come quello tedesco e italiano, dove si pagano più tasse? Quindi effettivamente l'espressione spaventa un po', e quindi ha ragione il signore che... No, ma Einaudi non lo spaventava, perché Einaudi spiegava perché, mentre qui insomma, si reagisce sulla base delle emotività, dei sentimenti, e quindi va bene. Ritorniamo all'inizio, cioè a Einaudi, liberalismo, liberismo. Anche perché la conciliazione del liberalismo col liberalismo è proprio il veicolo attraverso il quale Einaudi perviene alla formula del buon governo. Cioè il buon governo come frutto delle buone leggi e dei buoni governanti. E quindi non c'è bisogno di un eccesso di controllo politico da parte delle istituzioni, da parte del costituzionalismo liberale, quando i governanti sono buoni. C'è solo bisogno che intervengano le istituzioni, il costituzionalismo liberale, i meccanismi di pesi e contrappesi, solo quando i governanti sono cattivi.
Di questo argomento, cioè liberalismo, liberismo e buon governo, parla Paolo Silvestri, che ha scritto un eccellente, eccellente libro su Luigi Einaudi che vi consiglio. Non per fare propaganda ai libri, sperando che quando verrò io a presentare il mio si faccia altrettanto, ma soltanto perché è effettivamente un ottimo libro. Ecco, che si intitola Il liberalismo di Luigi Einaudi o del buon governo. Io l'ho letto tutto, l'ho sottolineato perché i libri che mi interessano li sottolineo e lo consiglio perché viene fuori un aspetto di Luigi Einaudi, viene fuori Luigi Einaudi. Come, anche se poi su certi punti forse qualche cosa si può obiettare. La sensazione che ho avuto io, ad esempio, è che Silvestri, che si è laureato in filosofia del diritto, abbia risentito un po' dell'influenza di uno dei grandi maestri che io ho avuto all'Università di Torino, con uno dei quali mi sono laureato, Norberto Bobbio, che era un liberale, ma un liberale un po' atipico, molto atipico. Però, insomma, un grande liberale. Io da lui ho imparato anche molte cose. Ecco, a questo punto però, ritorniamo al liberalismo di Luigi Einaudi, alla discrasia tra liberismo e liberalismo, e dalla quale poi, dalla conciliazione della quale, nasce il buon governo. Silvestri, tocca a lei. Grazie, sì, volevo anche io ringraziare la Fondazione del Corriere per l'invito e volevo appunto parlare di buon governo, liberismo e liberalismo, ma tenendo quale fulcro del discorso l'idea einaudiana di uomo e di libertà, che è l'idea che informa più o meno esplicitamente o più o meno implicitamente, secondo i punti di vista, informa quasi tutti i suoi scritti. Se si dovesse partire da quello che può essere considerato un po' il manifesto del pensiero liberale einaudiano, certamente, come è stato ricordato più volte, c'è questo scritto molto famoso, La bellezza della lotta, intitolato così da Einaudi, dove Einaudi esplicita quali sono le idee madri, come le chiama lui, che hanno informato tutta la sua riflessione precedente, qui siamo nel 1923 quando scrive questo saggio, e che di fatto però informeranno anche la riflessione successiva. In questo saggio Einaudi elogia tutti coloro che lottano, cadono, come dice lui, si rialzano, imparando a proprie spese a vincere e a perfezionarsi. Cioè l'idea della lotta come fecondità, l'idea del contrasto, della diversità, della varietà come ciò che rende possibile l'innalzamento materiale e morale dell'uomo. È un po' per sintetizzare l'idea del self-made man, ma è un self-made man, diciamo, quello einaudiano, molto legato alla terra, dove, diciamo, il valore del sacrificio e dello sforzo è prioritario sull'aspetto, come si è già detto prima, è prioritario sull'aspetto utilitario ed economico dell'azione umana. Ora, questo è un po' il nucleo antropologico del discorso einaudiano. L'idea della lotta permea la visione einaudiana del buon governo, che buon governo in un senso molto molto ampio possiamo declinare come un modello ideale di società liberale, che poi appunto, come ricordava Ostellino prima, ha tutta una serie di declinazioni come governo dei buoni governanti, governo misto, governo della legge, cioè l'idea moderna del costituzionalismo, governo misto dove il ceto medio è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, lì dove cioè medio è da intendersi come in primis mediatore tra le forze sociali, quindi ha una funzione un po' equilibrante, diciamo così. Ma nel senso più lato, appunto, il buon governo indica un modello ideale di società. Allora, i due pilastri di questo modello ideale di società sono la lotta come concorrenza per Einaudi e la lotta come discussione critica e pubblica, che poi sono, a ben vedere, i due momenti ideali, se dovessimo raffigurarci questo buon governo come un'ellisse, sono i due fuochi, cioè i due momenti ideali di una società altrettanto ideale, il mercato da un lato e la sfera pubblica dall'altro. Allora, la lotta come concorrenza, la lotta come discussione sono la prima, nel senso di una lotta in vista del meglio e dei migliori, la lotta come concorrenza, e la lotta nella sfera pubblica, cioè la lotta fra ideali, visioni del mondo, valori, eccetera, è intesa come una lotta in vista della verità. Nella sfera pubblica è importante che si attesti continuamente il valore della verità anche contro i governanti esistenti. Cioè l'idea di opinione pubblica di Einaudi è un'idea che fa leva sulla critica e sulla partecipazione critica di tutti i cittadini nella sfera pubblica. Questo
Questi sono i due momenti ideali del buon governo, che sono in Einaudi strettamente correlati. Ora io vorrei parlarvi però soprattutto dell'ultimo Einaudi, cioè dell'Einaudi delle prediche inutili, che è stato spesso dimenticato perché secondo alcuni, insomma, Einaudi si sarebbe un po' ripetuto lì nelle prediche inutili, cioè non faceva altro che ripetere cose già dette negli anni passati. Invece a me sembra che ciò non sia vero, perché l'Einaudi delle prediche inutili è un Einaudi che riaggiorna questo principio della fecondità della lotta. E lo fa in un senso popperiano, come prima diceva Ostellino. Cioè Einaudi introduce la tematica del trial and error, cioè del tentativo e dell'errore. Lui dice che la superiorità dei governi liberali sui governi tirannici sta proprio nel fatto che i governi liberali lasciano aperto lo spazio ai tentativi e agli errori. Il principio della fecondità della lotta allora viene riaggiornato da Einaudi in questo senso. Cioè lui dice che la lotta, che si biforca, come abbiamo visto prima, nella lotta come azione nella società civile e nel mercato, e nella lotta come discussione nella sfera pubblica, sono questi due principi, i principi che rendono uno Stato liberale superiore a qualunque altro, purché appunto si parta da un modello antropologico che io direi presuppone una certa umiltà. E questa è anche un po' la forza e, se si vuole, la debolezza, tra virgolette, del liberalismo. Cioè, la forza perché il liberalismo di Luigi Einaudi presuppone che gli uomini riconoscano, sin dal principio, di poter, come dice lui, versare nell'errore, che possano cioè essere fallibili, che siano degli esseri umani fallibili, ma questo bisogna riconoscerlo in partenza perché si possa avere del dialogo, perché si possa avere un discorso costruttivo. Quindi la fallibilità della natura umana è il primo presupposto, che Einaudi ovviamente mutuava da Mill, ma c'è una tradizione anch'essa che, volendo, si può far risalire al cristianesimo, cioè dell'uomo come essere carente e fallibile. Nello specifico qui stiamo parlando di una carenza, di una fallibilità della conoscenza, ma anche dell'azione umana. Allora, il presupposto del liberalismo di Einaudi è che l'uomo riconosca, come dice Einaudi, sin dal principio di poter versare nell'errore, e su questa base può innescarsi appunto un dialogo costruttivo. Allora, dice Einaudi, trial and error quindi diventa questo metodo che statuisce la superiorità del liberalismo su un qualunque sistema, su un qualunque altro sistema. Dice Einaudi, scrive, sono proprio parole sue, chi applica questo metodo riconosce sin dal principio di poter versare nell'errore ed auspica che altri tenti di dimostrare l'errore e di scoprire la via buona alla verità. Nella vita politica la libertà esiste sinché esiste la possibilità della discussione, della critica. Trial and error, possibilità di tentare e di sbagliare, libertà di critica e di opposizione, ecco le caratteristiche dei regimi liberi. Nel regime di libertà, dice Einaudi, discussione e azione, allora, procedono attraverso il metodo dei tentativi e degli errori. Trial and error è l'emblema della superiorità dei metodi di libertà su quelli di tirannia. Ecco che allora, proprio per la fallibilità della natura umana, bisogna lasciare lo spazio aperto agli esseri umani, ai tentativi e agli errori. Uno spazio aperto ovviamente tanto nel sistema economico, cioè nel mercato, sotto forma di libera intrapresa, cioè l'intrapresa come iniziativa, cioè come potere di dare inizio a qualcosa, che è qualcosa di necessariamente rischioso. Sull'idea del rischio in Einaudi adesso ci torneremo, perché la lotta ovviamente porta con sé il rischio, questo è inevitabile. Quindi Einaudi, che si fa autore della lotta, è anche consapevole, e ne diverrà sempre più consapevole, che l'attività che si fa in nome della lotta è rischiosa. E allora io ho trovato, secondo me, il saggio di Einaudi, che sintetizza meglio di chiunque altro questa visione liberale del mondo, cioè questa sua idea di liberalismo come visione del mondo, che è una visione della vita e anche dell'uomo, come si diceva, è il saggio che Einaudi intitola provocatoriamente nel 1957 In lode del profitto, che è un saggio, uno degli ultimi delle prediche inutili. Ovviamente siamo in un'epoca in cui la guerra fredda faceva sentire il suo peso, intitolare un saggio in lode del profitto è, come dicevo prima, volutamente provocatorio, ma fino a un certo punto. E secondo me questo saggio spiega meglio ancora del dibattito fra Einaudi e Croce, perché lì Einaudi obiettivamente ebbe delle difficoltà a confutare, da un punto di vista rigorosamente argomentativo, le tesi di Croce. Qui invece in questo saggio Einaudi ci spiega, uno, perché la libertà è così importante per l'uomo, due, perché anche la stessa attività economica è così importante ed è una cifra della libertà dell'uomo.
Cosa scrive? Questo lo vorrei proprio leggere insieme a voi, visto che Einaudi ultimamente risulta essere più citato che letto. Volevo allora leggere qualcosa, di Einaudi e poi commentarlo insieme a voi. Allora, Einaudi, diciamo, in questo saggio sintetizza tutta una serie di linee di tensione che erano emerse negli anni passati attraverso una serie di dialoghi, e di riflessioni, dialoghi con illustri, antagonisti, fra cui certamente Röpke, di cui in verità non fu antagonista appunto perché ne condivideva profondamente gli assunti, ma anche con Ernesto Rossi, un suo allievo, forse diciamo l'allievo privilegiato da un certo punto di vista di Einaudi, ma anche con Rosselli e con tanti altri, con Gobetti per alcuni versi. Allora, Einaudi in questo saggio sintetizza queste linee di tensione che erano emerse negli anni passati. Che cosa scrive? Einaudi dice: una società socialmente stabile deve tendere a dare sicurezza di vita alla grandissima maggioranza degli uomini, i quali non amano e non sono in grado di sopportare l'incertezza, non desiderano correre rischi e non saprebbero affrontarle. Di qui l'estrema importanza per Einaudi dei servizi pubblici e delle assicurazioni sociali. Non di meno, precisava subito Einaudi, tutto ciò può essere fatto ad una condizione: che non si raggiunga il punto critico, a cui prima faceva riferimento Francesco Forte. Il punto critico è una dottrina, diciamo così, del limite. Il liberalismo, dice, una delle pochissime definizioni che Einaudi dà del liberalismo, il liberalismo è una dottrina dei limiti, dice Einaudi. Ora, questo limite però, dice sempre Einaudi, non può mai essere determinato a priori, ma anzi si determina, scrive lui, attraverso un'esperienza sempre rinnovata. Detto in senso forse, non so se è più chiaro, il punto critico individua il problema del giusto mezzo, il giusto mezzo tra il troppo e il troppo poco. E quindi, per esempio, tra il troppo di intervento statale, se dovessimo individuare il punto critico come una dottrina che mette a fuoco il problema Stato-mercato, tra il troppo dell'intervento statale o il troppo poco, diciamo tra una legge oppressiva oppure l'assenza di legge. Entrambe forme ritenute da Einaudi pericolose. Una legge oppressiva potrebbe implicare non solo l'oppressione degli individui, della libertà degli individui, ma anche l'aspettativa, come lui stesso ripeteva, di dover dipendere tutto dallo Stato, cioè uno Stato paternalista, e questo è un male. Ma anche l'assenza di leggi sarebbe a sua volta un male. Per questo Einaudi nel rapporto Stato-mercato non si preoccupa mai di farne una dicotomia. Cioè, per Einaudi non è un opt-out, non è o Stato o mercato, ma è una compenetrazione di sfere dove appunto il vero problema è quello del punto critico. Allora dice Einaudi, sempre in questo saggio, questo punto critico non può essere determinato a priori perché l'ottima proporzione fra ciò che deve essere conservato e ciò che bisogna innovare o ciò che bisogna riformare, tra conservazione e progresso, tra tradizioni e innovazioni e così via, ciò che appunto dovrebbe essere determinato come punto critico, l'ottima proporzione, diciamo, tra queste polarità, tra queste tensioni, non può essere determinato a priori, ma sempre e solo da un'esperienza rinnovata. Però, aggiunge ancora Einaudi, affinché non si superi il punto critico, e qui compare la sua visione della società, affinché non si superi il punto critico, gli uomini della minoranza, cioè un'elite nel senso dei migliori, degli aristoi, proprio nel senso etimologico del termine, cioè i migliori, quindi più meritevoli, gli uomini della minoranza, dice, sono necessari perché il meccanismo economico, sociale, morale, intellettuale di una società viva e progressiva è necessariamente soggetto a rischi. Perché la vita medesima è mutamento, dice Einaudi, è variazione continua, è un succedersi di crisi, di alti e di bassi, di transizioni continue. E qui compare l'idea del liberalismo come visione della vita. Ora, qui mi sembra che si possa ricordare che per Einaudi nell'economico, ecco perché in lode del profitto, il profitto qui diventa solo un simbolo, non sta appunto indicando il profitto in quanto tale. Qui mi sembra che si possa ricordare che per Einaudi nell'economico, cioè nella proprietà privata, nella libertà di iniziativa, nello spirito di iniziativa, erano in gioco le ragioni stesse della libertà. Questo mi sembra molto importante. Cioè, contrariamente a quanto riteneva Croce, l'economico non poteva né doveva essere ridotto alla sola sfera dell'utile. E queste ragioni erano in fondo le stesse che conducevano Einaudi a porre dei limiti all'intervento dello Stato nell'economia, cioè erano le ragioni che conducevano il liberismo einaudiano, diciamo così, a porre limite all'ingerenza statale per motivi anzitutto morali, come è stato detto prima. Per motivi anzitutto morali prima ancora che di efficienza del sistema, di efficienza economica.
Allora qui non stupisce che il profitto assurga a condizione e simbolo di una libertà che per Einaudi non è più solo ed esclusivamente relegata alla sfera dell'autonomia, certamente importante e fondamentale per Einaudi, o dell'indipendenza dell'individuo. Qui il profitto assurge a simbolo di una visione della libertà molto più profonda, secondo me, e che rinvia a quello che Einaudi chiamava lo sguardo dell'uomo rivolto verso il nuovo e verso l'alto, cioè ciò che distinguerebbe l'uomo dall'animale. Per Einaudi, questo sguardo dell'uomo rivolto verso il nuovo e verso l'alto è ciò che distingue l'uomo dall'animale. Del resto, come già scriveva nel 1944, lui dice che il liberalismo è una visione del mondo che consiste in una visione della libertà e della vita varia e rigogliosa, e che a sua volta consiste in un atteggiamento di apertura all'ignoto incerto dove si può intravedere e conseguire un avvenire nuovo e superiore. Quindi questa apertura all'ignoto incerto, è veramente molto popperiano questo passo di Einaudi. Cioè la libertà come apertura al futuro, all'incerto e all'ignoto, e che proprio con queste parole Einaudi chiuderà questo saggio che vi sto leggendo, cioè in lode del profitto. Einaudi infatti ammonisce e ci ricorda questo. Dice: una società senza rischi è una società condannata alla morte o inevitabilmente avviata ad un sistema totalitario. Proprio per questo, allora dice, i profitti aleatori degli imprenditori debbono continuare ad esistere se il sistema economico voglia esercitarsi elastico, atto a subire l'urto delle variazioni continue della tecnica, delle invenzioni industriali, se si vuole che la società umana muti e cresca. Il profitto è il prezzo che si deve pagare perché il pensiero possa liberamente avanzare alla conquista della verità, perché gli innovatori mettano alla prova le loro scoperte, perché gli uomini intraprendenti possano continuamente rompere la frontiera del noto, del già sperimentato e muovere verso l'ignoto ancora aperto all'avanzamento morale e materiale dell'umanità. E queste parole credo che non abbiano più bisogno di commenti, quindi con questo ho chiuso. Ecco, io spero che da queste nostre conversazioni sia emerso almeno un dato che poi rimanga nella testa di ciascuno di noi, e cioè che il liberalismo è innanzitutto, forse innanzitutto, una metodologia empirica della conoscenza, cioè osserva il mondo, ne dà un'interpretazione, ma sottopone questa interpretazione costantemente alla verifica empirica, cioè se sia falsa o vera la sua interpretazione. E quindi anche quando Einaudi dice che la discussione tende, deve, la funzione della discussione è quella di tendere alla verità, ma non è una verità ultima, è una verità costantemente sottoposta anche questa alla verifica. E ciò significa che il liberalismo, in quanto, adesso citiamo Schumpeter e Hayek, in quanto individualismo metodologico, non ritiene che ci sia una verità unica e che soprattutto ci sia qualcuno che la possa imporre a qualcun altro, ma ritiene che ci siano molte verità individuali, tanti quanti sono gli individui che interagiscono fra loro in una società libera, e da questa interazione di concezioni del mondo, di interessi, di visioni e via di seguito nasce un beneficio collettivo, nasce un beneficio generale, che non può essere imposto dall'alto, ripeto, da una verità conosciuta soltanto da qualcuno che la impone, perché abbiamo constatato che nel mondo dove c'è stato qualcuno che è stato convinto che ci fosse una verità che potesse essere imposta a qualcun altro, sono nati i lager, i gulag, eccetera, eccetera. Cioè, in altri termini, la metodologia empirica della conoscenza einaudiana, ma liberale in senso lato, cioè il tentativo e l'errore, prende gli uomini come sono, non cerca di cambiarli, li gestisce come sono. Cioè, quando Adam Smith, il famoso apologo di Adam Smith, che dice che non è dalla benevolenza del birraio, dal macellaio, del fornaio che abbiamo il nostro desinare, ma dal suo interesse, è una descrizione empirica di come sono gli uomini e non pretende di socializzare le macellerie perché l'uomo diventi buono. Perché si è visto che pur socializzando le macellerie l'uomo non diventa buono, rimane quello che è. Semplicemente funziona molto meno la società e diventa ancora più dispotica. Questa è la lezione del liberalismo che spero che sia rimasta, come dire, per aria e nella testa di ciascuno di noi quando saranno finite queste conversazioni. Ecco, io però vorrei chiedere al mio amico Francesco. Siamo in pochi, fortunatamente. Ma
Vorrei chiedere al mio amico Francesco Forte se dentro quei cinque ottimi di Einaudi lui intravede il governo italiano. Io, quando le recitava, ho pensato agli ultimi governi italiani degli ultimi 30 anni e non c'era uno di questi ottimi che coincidesse col governo. Allora come la mettiamo? Tu mi hai fatto una domanda a cui io non voglio rispondere perché stiamo parlando di Einaudi e No, quindi ma non del Einaudi governo è la situazione italiano. politica italiana. Ma penso che poi comunque io ti direi che la risposta non si trova in ciascuno di questi governi preso da solo, ma nell'insieme dei governi, nella loro possibilità di cambiare. Di cambiare e di scegliere, quindi mi sembra che il ragionamento alla Einaudi in questo caso sia se esiste una democrazia, ma esistono anche quei migliori che sono nella società in grado di farsi portatore di idee nuove o di idee vecchie, migliori di quelle prevalenti, è possibile, diciamo, migliorare. Sicuramente la parola ottimo in un certo senso è sbagliata perché dal punto di vista di Einaudi l'ottimo è irraggiungibile, è uno schema ideale, quindi non esiste il governo ottimo, esistono governi che si avvicinano in qualche modo all'ottimo, ammesso che in Italia questo sia possibile. Però, se mi è consentito di dire, devo dire che qui è stato citato molto Popper. Ecco, in realtà Einaudi da giovane aveva una grande familiarità con un filosofo italiano poco noto, anche perché morì molto giovane, che era Giovanni Vailati, il quale, allievo di Peano, tra l'altro, era un matematico, ma anche un filosofo pragmatista, possiamo dire, e quindi tutto il pensiero di Einaudi va interpretato con la lezione di Vailati, il quale tra l'altro era una persona che Einaudi stimava così tanto che quando Vailati morì e si fece il volume in suo onore, Einaudi diede per quel libro 100 lire. Che è una cifra enorme per quell'epoca, e Benedetto Croce ed altri davano 20 lire, per dire, per il volume in questione, ma le 100 lire erano quasi lo stipendio di un operaio, in sostanza era una grandissima cifra, e questo dimostra, diciamo così, il fatto che Einaudi era oltretutto una persona che risparmiava molto, ma anche una persona molto generosa. Grazie. Il professor Quadrio Curzio, lei ha citato giustamente Einaudi, europeista come superamento dei particolarismi nazionali. In questi tempi in cui tutti parlano di intervento pubblico, di statizzazione o comunque sia di reingresso del pubblico nella vita economica e sociale degli uomini, c'è chi, ad esempio il mio amico Mario Monti, sostiene che se pubblico deve esserci, che almeno sia pubblico nella cornice europea e non all'interno delle singole nazioni che compongono l'Unione Europea. Cioè, in altri termini, che non rinascano dei particolarismi statalisti europei, ma che se il pubblico debba esserci sia all'interno di una cornice europea. Io, scherzando con Mario Monti, ritengo che questo è lo stesso modello della comunità ecclesiale dei gesuiti della Ah, Controriforma, ecco. ma è uno scherzo, insomma, dovuto anche al fatto che il mio amico Mario Monti ha studiato dei gesuiti, quindi forse un po' ne ha influenzato, ma comunque io ne resto ugualmente affascinato perché è un tentativo quantomeno di superare i particolarismi. Ecco, questa concezione del pubblico, se pubblico debba esserci, sia però nella cornice europea, secondo lei, professore, è dentro quella logica einaudiana o in qualche modo ne esce?
Domande sempre più difficili, direi. Andiamo verso. Siamo qui per Ecco, questo. siamo qui per questo. Allora, farei un passo indietro, un passo avanti. Il passo indietro lo farei nel ricordare che Einaudi, nei suoi studi e scritti monetari, elaborò un saggio che era Storia della moneta immaginaria da Carlo Magno alla Rivoluzione francese. E in questo studio, ripetutamente, egli mise in guardia da un grande pericolo, e cioè questo. Cito più o meno a memoria. Diceva Einaudi: quando si tratta più o meno, quindi non è una citazione testuale, quando si tratta di moneta e quindi di risparmio, alla chiarezza delle idee astratte bisogna sempre unire l'intuito dei fatti invisibili. Ecco, io questo epitafio lo prenderei, lo metterei sulla testa di ogni banchiere centrale o pseudobanchiere centrale per ricordargli che non bastano i modelli, ma quando si tratta di questioni così delicate che hanno a che fare appunto con la fiducia, con la rappresentazione del valore che la moneta dà e i mezzi di scambio di valore danno, non basta avere una chiarezza modellistica, ma bisogna avere anche l'intuito dei fatti invisibili. E ho l'impressione che nella crisi in cui ci stiamo trovando è perché molti, convinti di avere la chiarezza delle idee astratte, non avessero affatto l'intuito dei fatti invisibili. Questo per dire, e questo Einaudi lo argomenta nella sua analisi della storia della moneta immaginaria da Carlo Magno alla Rivoluzione francese. Detto questo, venendo all'altro discorso, cioè se l'Europa debba avere un intervento pubblico, questo sia a scala europea e non a scala nazionale, bisogna capire che cosa si intende per intervento pubblico. E qui io farei, anche perché non sono in grado di dire se poi ciò risponde o non risponde al paradigma einaudiano, però io farei un ragionamento di questo tipo e in questo mi riferirei più a Carlo Cattaneo che Einaudi. Non dobbiamo dimenticare che esistono delle fattispecie infrastrutturali talmente onerose e che hanno dei ritorni economici talmente di lungo periodo, con dei gradi di incertezza in taluni casi, soprattutto quando si tratta di tecnoscienza, così elevati, che pensare che questi vivano solamente sulla valutazione del mercato credo sia qualcosa di più che utopistico, sia quasi Beh, questo impossibile. rientra nel secondo criterio dei bisogni pubblici che Esattamente, Einaudi esattamente, nel secondo criterio. Quindi anche questo non dobbiamo dimenticarlo perché vorrei sapere teorema chi, di Dupuy. è vero, Cita. esattamente, vorrei vedere chi oggi è disposto a fare un investimento di denaro con una prospettiva reddituale a medio termine o nell'orizzonte della vita di una persona, quando si vanno, per esempio, a configurare, casi come quello di ITER oppure come quello del CERN di Ginevra e via discorrendo. E tutto ciò è necessario per il progresso della scienza, ma non può essere il mercato a decidere. Questo mi pare fuori discussione. Quando invece scendiamo a fattispecie produttive di impresa, che hanno quella ragionevole aspettativa di ritorno di profitto, perché poi Einaudi sul profitto, leggevo prima, era certamente favorevole al profitto, purché fosse un profitto da concorrenza, non un profitto da monopolio, ben inteso, perché quello va bene, si può chiamare rendita, ma insomma si tratta di vedere. Allora lì la questione diventa molto più delicata e personalmente io ritengo che in linea di massima tutte quelle imprese che danno un rendimento su un orizzonte temporale ragionevole per spingere il risparmiatore a impiegare il proprio risparmio, perché questo è il punto, perché diciamo, l'astrazione della concorrenza perfetta laddove chi deve investire non vede una prospettiva di ritorno dell'investimento è anch'essa astratta. Ecco, allora credo che in quel caso lo Stato debba stare assolutamente fuori. Assolutamente fuori, però deve essere chiaro l'orizzonte temporale del ritorno dell'investimento. Poi sappiamo benissimo che il rischio esiste sempre
e non è assolutamente emendabile, e tuttavia ci deve essere questo. Quindi è chiaro, se la domanda era: ma allora i casi come l'Alitalia, ahimè, vanno risolti sulla base del codice, e esiste l'istituto del fallimento, fine della trasmissione, ci devono essere gli ammortizzatori sociali, ci devono essere, perché questo, ma è chiaro che lì non c'è scala nazionale, europea, regionale o quello che vogliamo che faccia fede, insomma, vanno portate a conclusione. Ecco, oggi ci troviamo però di fronte a una contingenza su cui io non ho le idee chiare, e mi piacerebbe sentirle queste valutazioni dai presenti e dai colleghi. Cioè, ci troviamo di fronte a una contingenza che in taluni paesi si configura come una contingenza addirittura, non da crisi, ma addirittura da crollo, perché quando uno pensa che la General Motors possa andare a rotoli, determinando 3 milioni o 4 milioni di disoccupati, allora uno deve farsi un'altra domanda, non se economicamente ciò è giustificabile. La risposta sarebbe sì, hanno sbagliato, chiudano. Ma se quella società è in grado di sopportare, questo è il discorso, è in grado di sopportare una botta da 3 milioni di disoccupati in un colpo. Quindi il quesito non è più da sciogliersi sulla base del mercato e della concorrenza, ma è da sciogliersi, io credo, sulla base di una valutazione politico-sociale. E anche questo fa parte del meccanismo di una democrazia. Ecco, quindi in regime no, ma in contingenze di questo tipo credo che una valutazione vada fatta. E probabilmente nelle cinque ottimalità che ci diceva Francesco Einaudi configurava anche questo, cioè una soluzione temporanea quando un sistema politico-sociale, non dimentichiamo come sono nati in taluni paesi regimi totalitari. Ecco, non dimentichiamolo, io non dimentichiamolo, che taluni traumi economici, se sono così pesanti e non vengono adeguatamente ammortizzati, possono causare delle derive, La Germania è appunto, delle derive tragiche, tragiche. Quello che ha detto ora il professor Quadrio Curzio mi ha fatto venire in mente un incontro che avevo avuto alla fine degli anni 60 sulle colline fuori Bonn con Ludwig Erhard, al quale la pubblicistica nostrana degli ultimi tempi ha attribuito la paternità dell'economia sociale di mercato, che invece è di Wilhelm Röpke. Ma comunque, pazienza, pazienza. Non tutti sono perfetti, noi giornalisti non lo siamo assolutamente. Bene, io passai una giornata con Erhard e ne trassi un riassunto che vi do, e cioè che l'economia sociale di mercato di Erhard era che l'intervento pubblico doveva essere ex post, non ex ante i meccanismi di formazione del capitale e del profitto. Cioè lo Stato che interviene nei meccanismi di accumulazione distorce il mercato. Lo Stato che interviene sulle conseguenze negative del mercato per ragioni sociali esercita la sua funzione. Questa è la funzione anche di uno Stato liberale. Quello che sta accadendo oggi oscilla tra il desiderio di intervento ante, che sarebbe sbagliato, e l'intervento post, che sarebbe corretto. Però vedo che il mio amico Francesco Forte vuole dire qualcosa. Beh, sempre per interpretare Einaudi, credo che qui la riflessione dovrebbe essere sulla scelta tra interventi conformi e interventi meno conformi. Ad esempio, un intervento con la partecipazione al capitale sociale, nella logica di Einaudi, è meno conforme di un intervento che dia una garanzia a coloro che investono o che consenta dei crediti a coloro che investano a condizione di favore. Certamente, per esempio, in un caso come quello della General Motors ci sono varie scale di intervento, compreso il fatto che uno può immaginare che l'impresa non sia necessariamente fallita, ma vada nel cosiddetto capitolo, non mi ricordo quale, ecco, che è simile alla legge che è stata applicata all'Alitalia e ci sia una ristrutturazione. E quindi, naturalmente, una ristrutturazione che comporta anche di eliminare una serie di cose che non vanno per non creare un precedente.
Quindi diciamo che è un'insidia questa. Nella teoria di Einaudi le crisi sono benefiche e vanno accettate perché servono a rivedere gli errori, ad accrescere la responsabilità, a diciamo, eliminare capacità produttive in eccesso sbagliate. E così via, quindi io sempre sto interpretando Einaudi perché non sto cogliendo l'occasione per esprimere le mie personali opinioni, diciamo, però si tratta di testi, come dice Silvestri, che la legge più la gente cita e magari non ha letto. Ecco, però in Einaudi c'è anche questa idea molto importante degli ammortizzatori sociali. Non dimentichiamo che alcuni problemi degli Stati Uniti sono molto aggravati dal fatto che non ci sono alcuni istituti, come per esempio da noi, che poi magari vengono deprecati, come la cassa integrazione straordinaria, che è un importante ammortizzatore sociale per le grandi crisi, perché consente un periodo di riflessione e per ristrutturazioni e così via. E quindi, per esempio, ci sono soluzioni. Ecco, negli Stati Uniti un altro problema che rende grave la situazione General Motors è che l'assicurazione sociale pensionistica è quasi tutta dentro nella General Motors. E quindi, se fossi io a interpretare Einaudi, direi la prima cosa che si può fare per aiutare la General Motors è statizzare l'assicurazione sociale, il che renderebbe più conforme, diciamo, la General Motors a quello che può essere un'impresa normale, alleggerendola di questo onere e quindi facendola funzionare sul mercato. Ecco, per dare alcuni esempi di quello Chiudiamo che c'è. con una domanda a Silvestri. Il fondamento sociale del buon governo è la borghesia, il ceto medio. Ecco, ci sono ancora queste condizioni in una società che tende a proletarizzarsi e quindi il ceto medio ha ancora quella funzione di creare le condizioni, di offrire gli uomini per il buon governo? Bella domanda. No, diciamo di no, se pensiamo a un ceto medio come quello a cui pensava Einaudi. Nella visione di Einaudi, diciamo, il ceto medio era una visione composita, non era certamente un monolite, fatto di piccoli proprietari, affittuari, piccoli commercianti, braccianti anche a volte, ma comunque tutti coloro che in qualche modo fossero dotati di quello spirito di iniziativa. E in questo senso il ceto medio era anche un motore propulsore della società. Non so se oggi ci sono le condizioni perché il ceto medio è estremamente frammentato, oltre al fatto che ormai si lamenta da più o meno a questa parte la sua scomparsa. Certamente quello che direbbe Einaudi è che invece sarebbe necessario questo ceto medio, ma appunto perché la visione che lui aveva del ceto medio era l'idea di un ceto medio innanzitutto come mediatore, cioè lui dice se una società è troppo sperequata, cioè se una società diciamo, accumula o si appiattisce o troppo verso il basso, oppure si creano con questo appiattimento verso il basso delle punte eccessive verso l'alto, in termini non solo economici, questo appunto è causa di conflitto. Einaudi, per esempio, scriveva, soprattutto a partire dagli anni 40, contro l'invidia. Per fare un esempio, cioè, Einaudi diceva che l'invidia è uno dei mali peggiori da cui scaturisce la disgregazione sociale, perché appunto l'eccessiva sperequazione porta a guardare, soprattutto coloro che si sono, da parte di coloro che sono impoveriti, nei confronti di coloro che magari si sono arricchiti, e questo Einaudi diceva già dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi dove questo processo di sperequazione si era accentuato. Diceva che questa invidia appunto fu il male che portò la società italiana a disgregarsi e portò poi verso il fascismo. E questo poi lo ripeteva anche negli anni 60, quindi nelle sue prefazioni alle cronache, quindi
un anno prima della morte, tornò su questo tema. Se dovessi però dire se il liberismo di Einaudi è ancora attuale, io direi che forse la domanda giusta è, non è tanto se il liberismo è attuale, ma quanto resta ancora da attualizzare del liberismo di Einaudi. Se si pensa alla crisi odierna, Einaudi direbbe appunto che forse il principio da cui partire è quello del risparmio dei costi. I suoi vari interventi in favore del pluralismo, cioè il riformismo einaudiano, nel senso più ampio del termine, che aveva come nucleo questo pluralismo, tanto nella società civile quanto nel mercato, sia pluralismo nella sfera pubblica, quindi pluralismo di idee, di valori, eccetera. Che lui poi di volta in volta vedeva incarnati nella concorrenza, quindi nella lotta contro dazi, protezioni, contingentamenti, licenze, eccetera. Oppure l'Einaudi, appunto, che voleva abolire il valore legale del titolo di studio, oppure ancora l'Einaudi che voleva liberalizzare le professioni, a partire dall'abolizione degli albi professionali. L'Einaudi che si fa fautore appunto del mercato unico europeo e di un'Europa federata, eccetera. Sono tante cose, effettivamente, mancano ancora l'appello in un certo senso. Quindi io direi che il liberismo di Einaudi non è dietro di noi, ma davanti a noi. Bene, concludo con un'altra piccola sintesi, cioè la sperequazione sociale e l'invidia non sono più un problema se l'ascensore sociale funziona, cioè se il figlio dell'operaio può diventare professore universitario, imprenditore, eccetera. In una società dove l'ascensore sociale non funziona, l'invidia e la sperequazione sociale diventano un problema, nascono delle domande di sicurezza e non di libertà e il sistema, insomma, va in crisi. Spero che con queste due conversazioni su Luigi Einaudi vi abbiamo spiegato un po' che cos'è. Non abbiamo cercato di fare, forse io un po', ma insomma, mi perdonerete, fare la propaganda per il liberalismo, ma spiegarvi com'è. Ecco, speriamo di esserci riusciti. Grazie a tutti di essere venuti.